Amici sportivi di Video Nola, ben ritrovati con lo spettacolo del Trofeo Jack, sempre dal Centro Sportivo Maracanà. Le fasi finali della Coppa dalle grandi orecchie, qui si gioca l'accesso alla finale di Champions League. A farvi compagnia al commento Gian Domenico Piccolo, coadiuvato dal solito, dal fedelissimo Giorgio Lisio. Grazie Giando per la presentazione, un saluto a tutti gli aficionados del Trofeo Jack e agli amici del Centro Sportivo Maracanà. Stasera di scena Napoli contro Trabzonspor, una squadra, una new entry che ha letteralmente spezzato gli equilibri del campionato, parliamo dell'invincibile Napoli, e dall'altra una dell'ancien regime, una della vecchia guardia, il Trabzonspor, alla sua quarta partecipazione al Trofeo Jack e a giocarsi la coppa dalle grandi orecchie stasera al Centro Sportivo Maracanà. Quali sono i tuoi pronostici per questa gara, Giorgio? Il mio pronostico è quello di una partita scoppiettante, ad altissimi livelli e ben giocata da entrambe le squadre. Conosciamo gli effettivi del Napoli, campioni assoluti della stagione, della regular season di questo Trofeo Jack, campioni del rispettivo girone di Champions League. I ragazzi del Napoli si trovano di fronte i campioni del rispettivo girone a pari punti con l'Everton già uscito, il Trabzonspor con il massimo, con ci pare la rosa al completo e con un Di Lauro che palleggia in maniera elegante. Intanto proprio a livello di rose, mentre aspettiamo che vengano portati a termine i soliti protocolli e c'è un testa già infuriato con Matteo Adinolfi, non capiamo il motivo letteralmente, vabbè, andiamo in apnea un attimo per enucleare le formazioni impegnate stasera. Entrambe le squadre presentano un grande numero di effettivi, c'è il Trabzonspor che schiera squillante fra i pali, Di Lauro con il numero 10, Trocchia 8, Iovino 6, Nappi 7, Papa 9, Roselli 2 e Daniele 11 in panchina, mister Pasquale Riperti, mentre per il Napoli molto velocemente granata fra i pali, il solito testa con il numero 10 Iovino, il killer con il numero 9 Felice Paolo Panico, il numero 6 Caliendo 4, Di Lauro, Francesco con il numero 2 nonché capitano della compagine partenopea, Chierchia con il numero 11, Gaetano con il numero 5, Guerriero con il numero 3 in panchina, Paolino, Ardolino e Pacifico Giovanni, oltre che mister Campitiello. Ambo le formazioni presentano una rosa foltissima. Stasera c'è stato un piccolo episodio curioso ad inizio gara, prima del fischio iniziale, insomma, con la rabbia di Marco Adinolfi e le parole dure di Bomber Testa. Ci scusiamo per l'errata, corrige, c'era Campetiello, Francesco Campetiello con il numero 3 in panchina per il Napoli, non era Guerriero, abbiamo avuto una svista. Penso che sia tutto pronto, Trabzonspor con solita maglietta a righe bianco granata, calzoncini in granata, mentre il Napoli è bello di notte in maglia blu intensa, calzoncini bianchi, mentre Iovino subito va a portare pressing in modo asfissiante. C'è il Trab che prova a divincolarsi dalle maglie difensive, ma sembra che il Napoli abbia l'approccio di chi questa finale vuole strapparla con le unghie e con i denti. Da par suo il Trab proverà a fare tutto per opporsi. Panico qui non è riuscito a suggerire efficacemente, Iovino perfezionano il disimpegno i calcettisti del Trabzonspor, qui un passaggio abbastanza rischioso anche in questo caso per Nappi che ha difficoltà a girarsi contro capitan Di Lauro, qui termina a terra Iovino, potrebbe esserci un'equazione importantissima per il Napoli ma arriva subito il perfezionamento difensivo, squillante sarà gettato a terra per parare, intanto Di Lauro con il numero 2, il capitano in opposizione, Iovino che lascia passare la sfera, squillante accoglie tra le sue mani pallone, Di Lauro con il 10 prova a seminare un paio di avversari, viene preso in consegna da Panico, si ritorna dalle parti di Daniele che ha un po' di problemi nel gestire questa sfera, preferisce tornare dalle parti di Squillante che rimette lungo ma
il possesso diventa appannaggio di Granata per Kirchia. Panico qui caricato da Di Lauro, non vengono ravvisate irregolarità, Iovino può giocare mentre viene affrontato in opposizione da Gaetano. Iovino mette una pezza alla conclusione di Kirchia che tuttavia termina fuori lo specchio della porta. Qui Nappi lascia sul posto il diretto avversario, nello specifico Francesco Di Lauro, che prova ad allargare l'alettone ad ostacolare l'avversario, tuttavia arriva alla conclusione su cui Granata risponde sicuro. Panico alimenta per Iovino che ha un controllo difettoso, a buon gioco Gaetano Iovino nel servire squillante, ancora Gaetano Iovino messo in difficoltà dal passaggio difensivo di Daniele, arriva la rimessa laterale a favore del Napoli. Sul punto di battuta si avventa Felice Paolo Panico che di primissima intenzione suggerisce per Francesco Di Lauro. Kirchia ripulisce il possesso, tuttavia la sfera termina in rimessa laterale. Sempre il Napoli a gestire palla con Panico per Iovino. Iovino affrontato da due calcettisti, qui arriva un fischio arbitrale che ci sembra ingiustificato. Non ci sembravano essere irregolarità nell'azione del Trabzonspor. Come ti è sembrata questa azione, Giorgio? Beh, sinceramente parlando, Giando, mi pare proprio che Bomber Iovino qui il fallo se lo sia chiamato e gli arbitri gliel'hanno concesso senza velocemente. Sono cadute nella trappola gli arbitri presenti stasera. Qui Kirchia ci prova per due volte. Sono stoici i calcettisti del Trabzonspor. Qui Granata prova a suggerire di prima intenzione un portiere dai piedi pregiati che ha fatto spesso la differenza offrendosi come quinto elemento di movimento e quindi come virtuale vantaggio di calcettisti. Intanto Di Lauro prova ad illuminare il gioco dei suoi, il numero 10 torna alle parti di Iovino che alimenta per Daniele, ancora Daniele un po' svagato, serve Di Lauro, sempre Daniele, il tiro di primissima intenzione che termina fuori lo specchio. Riparte il Napoli con Kirchia. Panico viene ricacciato in rimessa laterale. Intanto l'arbitro Monda ridarguisce Iovino che nello scontro con il numero 6 avversario sta un po' troppo calcando la mano nel chiamarsi interventi arbitrali, quindi Monda ha preferito porre un freno. Qui Di Lauro becca qualche calcio ma se ne produce solo una rimessa laterale a favore del numero 10 che gioca di suola, ancora calci. Kirchia prova in tutti i modi ad ostacolare il regista del Trabzonspor che sembra avere un'altra marcia ed anche in questo caso ci mette una pezza all'11 del Napoli spedendo in calcio d'angolo. Giando, una partita che è iniziata veramente in maniera scoppiettante, le squadre stanno viaggiando a 100 all'ora, mi auguro che nel proseguo del match le squadre mantengano questo ritmo forsennato. Intanto sembra che abbiamo bisogno anche noi di un po' di preparazione atletica nel commentare queste gare ad altissimi ritmi, mentre invece qui arriva il fischio arbitrale. Il direttore di gara Monda sembra essere caduto per l'ennesima volta nel tranello, il fallo che si è consumato proprio davanti ai nostri occhi e non abbiamo ravvisato irregolarità, mentre fra il numero 6 e il numero 9 sembra esserci molto nervosismo. Furbescamente Kirchia riposiziona un po' più centralmente la sfera, pronto a battere di sinistra il numero 11 del Napoli, in opposizione in barriera Nappi. Mentre arriva l'intervento thriller di Squillante, Iovino ha ricacciato il bomber avversario fuori dall'area, Squillante ha visto la palla solo all'ultimo, mentre invece arriva l'ennesimo confronto vietato ai minori, bellissimi contenuti agonistici al centro dell'area, con un bomber Iovino molto nervoso. In questo caso Squillante si avventa sulla sfera ma la coppia arbitrale fischia prontamente il calcio d'angolo. Panico sul punto di battuta, serve Di Lauro che spedisce alta la sfera. Squillante trova una linea di passaggio in Daniele che taglia il campo a favore di Di Lauro e questo tiro meritava nettamente una
migliore fortuna, gonfia la rete, ma dal lato sbagliato il numero 10 di Lauro. Sfortunato qui di Lauro, che riceve un pallone molto veloce dalla destra, taglia dalla sua posizione centrale proprio verso quella fascia e di prima prova ad indirizzare questo pallone verso la porta difesa da Granata. Pallone però sfortunatamente per il Trab, che si spegne sul fondo. Nappi per Di Lauro, impegnato sempre in questo scontro contro Chierchia. Di Lauro torna dalle parti di Iovino per Nappi. Nappi fra due avversari prova a giostrare la palla, li lascia sul posto, ci mette una pezza Felice Paolo Panico. Intanto arriva un contrasto qui nettamente evitabile da parte di Bomber Iovino, che si è avventato sul numero 6 avversario, impegnato nel rimettere in rimessa laterale. Cosa ne pensi, Giorgio? Era un confronto nettamente evitabile qui. I due Iovino in questione si stanno pizzicando da inizio match. L'esperienza del Bomber numero 9 del Napoli mette paura un po' a tutti gli avversari che si trova di fronte, ma Gaetano Iovino prova a prendere le misure del centravanti partenopeo, in qualche modo anche forse vietato ai minori. Partita di quelle bellissime. Intanto Di Lauro si invola, becca un calcio di Chierchia, spedisce a terra il portiere avversario Granata, ma ci sembra che è arrivato prontamente il fischio arbitrale a favore dei Bianco Granata. E proprio così la coppia arbitrale si sta dimostrando sugli scudi dopo qualche sbavatura iniziale, potremmo definirla. Mentre Di Lauro è pronto a battere questa punizione che viene prontamente ribattuta da Chierchia. Si becca anche una pallonata in testa, ma resta stoico in campo. Rimessa laterale per il Trabzonspor, che passa dai piedi di Daniele. Iovino va in soccorso offrendosi per la battuta, prova a ripartire in contropiede. Il bomber avversario Daniele qui a buon gioco nel guadagnare d'esperienza un fallo, nasconde la sfera a Felice Paolo Panico, finisce a terra vittima di un calcione, guadagna un fallo prezioso nell'economia di questo primo tempo, perché ricordiamo che dal quinto fallo in poi sono sempre tiri liberi. Fallo qui ben conquistato da Angeletti, prende posizione e offre la schiena a Felice Paolo Panico, che non può nulla lì, stava cercando di prendere il pallone in corsa. Fallo che ci sta. Tanto la ribattuta qui, Angeletti prova a seminare un paio di avversari, al terzo perde la sfera, viene recuperata prontamente da Di Lauro. Ancora Angeletti, guadagna una rimessa laterale, lascia l'incombenza della battuta a Nappi, si riposiziona il Napoli. Iovino qui lascia scivolare intelligentemente per il squillante, che costretto dalla pressione avversaria a rinviare più lontano possibile. Arriva la rimessa laterale a favore del Napoli, mentre notiamo che c'è stato un cambio fra le fila partenopee, proprio il subentrato Campetiello ha concesso un'occasione gratuita a Di Lauro. Granata si è dimostrato ben attento, qui arriva il tiro di Nappi, Granata sugli scudi con l'ausilio del palo, spedisce in calcio d'angolo. Qui Angeletti ha provato l'imbeccata a favore di Nappi, riparte in contropiede il Napoli con Iovino che si immola e ribatte la conclusione di Gianluca Gaetano. Rimessa laterale, ancora il solito scontro Iovino versus Iovino, stavolta ha ragione il calcettista del Trab. Arriva il suggerimento di Nappi a favore di Di Lauro, che guadagna un fallo a nostro avviso legittimo in questo caso. Nappi prova a seminare Gaetano, la palla termina in rimessa laterale battuta da Chierchia, sicuramente l'elemento difensivo più d'esperienza del Napoli insieme a Capitan Campetiello. Iovino versus Iovino qui, rimessa laterale per il Napoli. Chierchia per Gaetano, Gaetano ribattuto da Angeletti, prova a strappare in avanti Di Lauro. Qui arriva un'azione tutto sommato che ci sembrava irregolare di Bomber Iovino. Di Lauro lascia sul posto un paio di avversari, conclude a rete, manca per l'ennesima volta la segnatura, sfortunato il numero 10 che meriterebbe il gol a questo punto. Sono d'accordissimo Giando, lì si è liberato assolutamente in maniera deliziosa con un piccolo colpettino alla palla, ha mandato fuori giri il
il rispettivo marcatore si è involato verso la porta, ma la sua conclusione è stata troppo larga alla sinistra del portiere. Intanto Monda, puntellato dalla partita, sembra essere il più tonico qui in campo. Sta fischiando con una puntualità il direttore di gara inusitata, mentre Gaetano Iovino continua a protestare. Sembra che fin quando non vengono estratti i cartellini, qui i toni non si abbasseranno. Sì, Giando, l'arbitro Monda in questo match mi sembra assolutamente pronto, sta fischiando molto bene e nel caso della, tra virgolette, battaglia tra i due Iovino, prontamente ha ammonito i due protagonisti. Qui Squillante con personalità ha parato questo calcio di punizione, poi perfezionato il rinvio di Iovino. Qui Nappi un po' impreciso su Gaetano, che poteva alimentare per Iovino. Ci mette una pezza la difesa del Trab. Qui Chierchia ce l'ha sul sinistro, preferisce tornare dalle parti di Felice Paolo Panico. Bomber Iovino suggerisce in modo impreciso e Gaetano Iovino effettua un'azione di non gioco, rinviando più lontano possibile, per il buono e il cattivo tempo, il numero 6 del Trab. Qui Granata cerca una linea di passaggio pulita, la trova in Panico, che alimenta per Gaetano. Angeletti si propone in opposizione efficace e proprio il numero 5 suggerisce un pallone centralmente dove nessuno riesce ad avventarsi. Va gioco possesso del Trab. Qui Nappi lascia scivolare la palla in rimessa laterale, non si avventa sulla incornata di Chierchia. Disimpegno, azione ragionata anche in questo caso del Trab, ennesima rimessa laterale, punteggio cristallizzato sullo 0-0, ma gara apertissima, basta una minima disattenzione e gli equilibri sono pronti a stravolgersi. Sì, Giando, uno 0-0 che regge, ma data l'intensità mostrata dai giocatori di entrambe le squadre, credo che questo 0-0 sia destinato a durare per poco. Le occasioni si sprecano, manca un po' di lucidità. 3 contro 1 del Trab, che adesso passa dai piedi di Nappi per Di Lauro, anzi per Angeletti. Qui spreca un'occasione d'oro il numero 11 del Trab, ma c'è il calcio d'angolo per il collettivo biancogranata. Qui il Trabzonspor stava andando in gol veramente nella maniera più bella da guardare, in 3 contro 1, il più facile dei contropiedi, però non è stato concretizzato causa una piccola defezione nel passaggio che poteva portare alla rete. Nappi ha tardato per un attimo il passaggio, qui Iovino si erge ieratico nel suo colpo di testa. Panico prova ad alimentare l'azione del suo bomber con un calcio di primissima intenzione, se ne sviluppa solo una rimessa laterale che passerà dai piedi di Angeletti a quelli di Nappi. Di Lauro, ancora Di Lauro, coast to coast, prova ad allargarsi sul lato opposto, viene chiuso da Chierchia e guadagna una rimessa laterale. Preziosissimo il gioco del numero 10 che sta tenendo su il reparto offensivo del Trabzonspor. Adesso si propone per la rimessa, fischio arbitrale, taglia il campo per Angeletti che pensa al tiro, lascia sul posto Iovino, lo prova, tiro che l'MLM termina in fallo di fondo. Riparte il Napoli dai piedi di Chierchia, che lascia sul posto Di Lauro. Gaetano Iovino esce in opposizione al tiro di Panico e manda in rimessa laterale. Quinto fallo per il Trabzonspor e dal prossimo fallo saranno tiri liberi per il Napoli. Fischio facile per la compagine in blu notte. Vedremo se ci saranno altri falli sanzionati al Trabzonspor. Magari passerà proprio dai tiri liberi lo sbloccamento dello score stasera. Squillante qui per Di Lauro, che prova la conclusione, viene affossato da Granata, ma arriva solo la rimessa laterale a favore del collettivo bianco Granata. Tiro centralmente per Angeletti che spedisce alto. C'è un fischio arbitrale,
arriva il time out, punteggio cristallizzato sullo 0-0, ma che bella partita. Già, una bellissima partita, ce lo aspettavamo, la migliore squadra di questo torneo, le migliori squadre di questo torneo si stanno affrontando per guadagnare un posto nella finale di questa Champions League. Napoli, che è partito con un pressing asfissiante a tutto campo, cerca di non far ragionare i giocatori del Trabzonspor, che invece in maniera compatta e lucida si portano spesso e volentieri dalle parti di granata, impensierendolo, con conclusioni però non sempre precise. Il Trab è già oltre il bonus dei 5 falli ed adesso sarà appannaggio della squadra biancogranata cercare di far commettere quante più irregolarità possibili dalla squadra avversaria per riequilibrare questo malus. Che ne pensi, che magari Di Lauro riuscirà ancora ad illuminare il gioco e a far cadere nei tranelli Kirchia? Beh, io credo di sì, perché Di Lauro in questa partita mi pare abbia una marcia in più, decisamente il migliore dei suoi. Mi pare però che Gaetano Iovino, il capitano del Trabzonspor, abbia ingaggiato uno scontro, una battaglia con il bomber Iovino. Lo sta limitando in qualche modo, come diceva qualcuno, il fine giustifica i mezzi, ma il suo gioco duro, il suo gioco rude sta portando la sua squadra verso il patibolo dei tiri liberi. Intanto è tutto pronto per la ripresa del gioco, mentre sale una brina fredda al centro sportivo Maracanà. La tensione si può tagliare con un coltello, l'aria elettrica, e tutti aspettano solo la fine di questo 0-0 che resiste. Qui Di Lauro prova un improbabile sombrero ai danni di granata, la sfera termina in fallo di fondo. Kirchia per Gaetano. Ancora Gaetano, passa dalle parti di Iovino, ancora puntualmente anticipato da Gaetano Iovino, una marcatura uomo che ricorda i grandi confronti fra centravanti e difensori centrali, e qui termina a terra Gaetano ed arriva il primo tiro libero per il Napoli. Prezioso questo break offensivo del numero 5. Cade a terra Gaetano ed Alessandro Monda è deciso nel fischiare questo tiro libero. Sul punto di battuta Kirchia contro Squillante ed arriva il gol dell'1-0 del Napoli. Proprio il numero 11 Kirchia porta in vantaggio i suoi contro il Trabzonspor. Kirchia l'ha sbloccata proprio lui, mandando in visibilio gli aficionados del Napoli. Un rigore ben calciato, Squillante ci ha provato ma è stato trafitto dal sinistro velenoso e preciso di Kirchia. Intanto Di Lauro prova ancora ad illuminare il gioco dei suoi. Rimessa laterale per il Trabzonspor. Di Lauro per Angeletti, che qui la gioca male. Rimessa per Kirchia, granata, Iovino, Iovino versus Iovino, ancora uno scontro ad altissimi contenuti, rubano la scena i due calcettisti, mentre Angeletti prova a portare avanti i suoi, cerca una linea di passaggio pulita, viene opposto da Gaetano. Nappi poi perfeziona la frittata con Gaetano, che ha buon gioco nel riorganizzare per Kirchia. Ancora Kirchia, qui il tiro sibila al palo sinistro della porta difesa da Squillante, ma termina in fallo di fondo. Qui Nappi per Di Lauro, si stacca Nappi sulla fascia, Di Lauro lascia un paio di difensori sul posto. Qui granata, non è perfetto ma arriva l'opposizione di Campetiello al tiro di Nappi. Rimessa laterale per il Trabzonspor, che sta provando in tutti i modi a riequilibrare lo score parziale. Primo tempo godibile, mentre Di Lauro ci prova di giustezza. A buon gioco Granata nel parare la sfera. Riparte con Kirchia per Gaetano. Si oppone efficacemente Angeletti, che suggerisce per Di Lauro contro Kirchia, lo lascia sul posto, la conclusione di Di Lauro, e c'è ancora una grande granata a smanacciare in calcio d'angolo. Di Lauro sul punto di battuta, qui
Angeletti mantiene la sfera in gioco che diventa appannaggio del Napoli con Campetiello, Gaetano. Nappi si dimentica Iovino, tuttavia lo ricaccia. Ancora Nappi, efficacemente ruba la sfera all'avversario. In opposizione Gaetano, non c'è fallo da parte del direttore di gara. Campetiello viene bloccato da Iovino. Calcio d'angolo per il Napoli. Campetiello taglia l'area per Chierchia, si oppone Nappi, se ne produce una rimessa laterale a favore del Napoli. Sul punto di battuta Campetiello, al centro dell'area Iovino, viene mandato fuori giro da un paio di avversari, 3 contro 2. Nappi taglia l'area, ancora Nappi, prova il tiro, egoista in questo caso, Di Lauro non può nulla. Arriva una rimessa laterale a salvare parzialmente questa azione. Angeletti pensa al tiro, lo prova in un secondo momento quando era già pronta l'opposizione di Gaetano. Ancora una rimessa laterale, Angeletti per Di Lauro, elegantemente di sola si porta avanti la sfera, scaglia un fendente contro Granata che para coi guantoni, squillante, la spedisce più lontano possibile. Gioco rude ma efficace quello del portiere del Trabzonspor, mentre si ripropone in avanti Chierchia, difensore centrale che diventa l'elemento offensivo di maggior rilievo del Napoli. Fa il buono e il cattivo tempo il numero 11, adesso guadagna un calcio d'angolo preziosissimo nell'economia dell'incontro. Tornano dalle parti di Granata il Napoli, qui l'ottimo anticipo di Gaetano Iovino che di testa prolunga la sfera, squillante, sicuro con le mani, impresa alta. Angeletti di prima intenzione per Di Lauro che prova il sinistro ma c'entra solo l'imbottiture al fondo del campo. Granata per Chierchia, Gaetano, Chierchia, Granata. Ecco il solito schema Napoli, portiere in movimento e virtuale 5 contro 4. Questa è una caratteristica del Napoli, l'abbiamo più volte ammirata durante la regular season, con Granata che va a posizionarsi all'occorrenza o a destra o a sinistra formando una linea difensiva a 2 molto larga, e il possesso continua, questo power play in favore del Napoli può sicuramente mettere in crisi il Trabzonspor. Intanto il Trab riesce per un attimo a rubare la sfera, qui ci prova Nappi, una conclusione velleitaria, poteva fare sicuramente meglio il numero 7 che in questo caso si è dimostrato per l'ennesima volta egoista. C'era una situazione su cui il Trab poteva fare molto male agli avversari. Sì, sono d'accordissimo, Giando è stato veramente spregone in questo caso. Nappi aveva due compagni da poter servire, il portiere fuori area in difficoltà e nessuna opposizione da parte del Napoli che si era riversato in attacco, quindi occasione direi sprecata. Tanto il Trabzonspor ci prova ancora, sembra un bombardamento, mentre qui Gaetano Iovino è suo bel da fare nel ripulire la sfera a favore di Squillante che poteva anche prenderla con le mani, in questo caso Di Lauro, ancora lui, stop perfetto, prova a lasciare sul posto un paio di difensori, pensa al tiro, non trova linee di passaggio pulite, allora lo prova Gaetano in opposizione, rimessa laterale a favore del Trab ma non c'è tempo. Termina così la prima frazione di gara, Napoli 1 Trab 0, ma il pareggio era più che legittimo in questa prima frazione. Sì, Giando, il Trab ha fatto sicuramente bene in questa prima frazione di gioco, è stata punita dalla foga dei propri giocatori concedendo i tiri liberi, subito il bonus in questo primo tempo al Napoli che alla prima occasione ha trafitto l'estremo difensore del Trab, ovvero Squillante, proprio dal tiro libero ben calciato da Chierchia. Però devo essere sincero, regna l'equilibrio con da una parte il Trab che sfrutta le accelerazioni tra le linee di Di Lauro che sta facendo un po' reparto da solo, forse a mio parere è troppo solo lì davanti, e un Napoli che fa girare la squadra di prepotenza, cerca il pressing, cerca di non dar respiro proprio ai giocatori turchi, ma questa può essere una politica molto dispendiosa. È vero che il Napoli presenta la rosa al completo, quindi una panchina ricca, non abbiamo ancora visto giocare testa in questo incontro, ma la tattica del pressing a tutto campo e delle veloci ripartenze può sicuramente stancare e quindi
inlucidire i giocatori partenopei. Intanto possiamo apprezzare come i calcettisti del Trab non hanno mai realmente abbandonato il terreno di gioco, tutto pronto per la ripresa delle ostilità, il consueto cambio di panchine che sembra un vero e proprio esodo da una parte e dall'altra. Mai viste come stasera le panchine così numerose, entrambi gli organici a pieno collettivo per una semifinale che vale il biglietto d'oro, il ticket verso la finale già raggiunta dal City. Sì, le due squadre ci tengono, Giando, questa è la dimostrazione, venire sul campo forse anche in 10, cioè rosa completa, sta a significare che qualcuno probabilmente giocherà di meno, ma l'importanza e la voglia, l'importanza del match, e quindi fa sì che la voglia è tanta, i giocatori ci tengono anche a calpestare per breve tempo il green del Maracanã per segnare in qualche modo la storia di questo match. La storia di questo match, un match che a sua volta assume dei contorni storici per i contenuti agonistici, per i contenuti tattico-tecnici, e siamo pronti al secondo atto di questa sfida. Napoli-Trabzonspor si ripartirà dal punteggio di 1-0 maturato a favore del Napoli nella prima frazione di gioco, possesso un po' sprecato da parte del Napoli in questa occasione. Guadagna così il primo possesso il Trab, che a sua volta lo spreca. Granata per Panico, che ha riguadagnato il terreno di gioco. Serve in questo caso Gaetano. Gaetano spalla alla porta, suggerisce per Iovino, tutto solo in questo caso, ma squillante, guadagna la sfera con le mani. Qui Di Lauro effettua un sombrero ai danni di Iovino. Nappi pensa al tiro, lo prova, manca di poco il bersaglio grosso. Solito canovaccio da una parte e dall'altra, solite marcature. In questo caso il signor Monda ferma il gioco, becca una pallonata in faccia. Azione fortunosa con il direttore di gara che prova a sdrammatizzare su quanto accaduto. Può succedere. Già, la pallonata era veramente forte, un rimpallo lì tra Chierchia e Nappi, che stava cercando di chiudere la traiettoria del pallone. Sfortunatissimo l'arbitro Monda, che si becca una pallonata in pieno volto. Ero impegnato nel notare i movimenti difensivi di Gaetano Iovino e ho sentito un colpo clamoroso, ma l'arbitro resta stoico in campo. Speriamo che tale pallonata non vada ad inficiare il suo metro di giudizio e soprattutto la sua visione di gara, mentre Angeletti di gran carriera supera Gaetano, che a sua volta prova ad involarsi in questo 3-2. Qui Panico intelligentemente prova a metterla in mezzo, la sfera non è uscita dal campo, Chierchia per Gaetano che prova il tiro squillante, vola fra i pali, un tiro che non sembrava irresistibile ma che tuttavia ha messo in difficoltà l'estremo difensore avversario, mentre arriva il calcio d'angolo a favore del Napoli con Panico pronto alla battuta. Scivola Gaetano Iovino, si avventa Luigi Iovino, il bomber avversario, su questo infortunio capitato al diretto marcatore, ma non se ne produce azione efficace. Qui Chierchia si frappone fra palla e Di Lauro, guadagna il possesso ancora Chierchia, suggerisce per Gaetano, un po' molle la marcatura di Angeletti in questo caso. Iovino si defila per raccogliere la sfera, Iovino versus Iovino, solito scontro bellissimo. Qui Panico prova il tiro un po' strozzato d'interno piede e guadagna un buon fallo Gaetano Iovino, in questo caso protegge la palla, termina a terra. Si riparte con Angeletti per Di Lauro, ancora Di Lauro per Nappi, Iovino, Di Lauro, buon giro palla, qui servono dei movimenti però, tutti sulle gambe. Angeletti, ancora lui, taglia per Nappi, controllo difettoso il suo, tuttavia riesce a servire Di Lauro, qui
c'era bisogno di un movimento centrale, Angeletti troppo sulle gambe, Iovino anticipa ottimamente, pensa al tiro, suggerisce per Di Lauro, poi ancora Di Lauro, uno contro uno, prova il tiro, termina fuori, c'è un po' di stanchezza a livello atletico, magari il Trab potrebbe attingere dalla panchina finora, quintetto base che ha resistito. Ha resistito in maniera eroica, un Gaetano Iovino versione muro del pianto, oserei dire, ha bloccato in più di un'occasione Bomber Iovino e Trab che in maniera compatta resta in partita e non subisce neanche troppo, mentre qui la bella conclusione di Gaetano Iovino. La conclusione di Gianluca Gaetano, diciamo che un paio di mattoncini nel muro del pianto ce li ha messi anche Squillante, qui Angeletti scivola, arriva al contropiede del Napoli, Squillante ci mette un altro mattone su questo muro del pianto che resiste, l'imbeccata di Angeletti non va a buon fine, superba giocata di Chierchia che riparte, alimenta l'azione, Gaetano Iovino ferma tutto, Angeletti riparte, si allunga troppo la sfera, un po' stanco il numero 11 adesso, tuttavia Di Lauro si presta in marcatura. Angeletti un po' stanco, lascia ampio spazio di manovra a Panico, Iovino tira alto, arriva il fallo di fondo che verrà battuto da Squillante, Nappi prova un tiro velletario, punteggio ancora fermo sull'1-0. Arriva la conclusione di Capitan Cerciello, tuttavia scolastica per uno Squillante che si è dimostrato sugli scudi finora. Di Lauro, ancora Di Lauro, sempre lui, ne ha due addosso, non ci sono i movimenti ed è difficile far male agli avversari così. Nappi prova di prima intenzione dritto per dritto, granata, non ha tanti problemi. Squillante per Iovino, Di Lauro a tutto campo, scende a prendere la palla, ripulisce il possesso, aspetta il qualche movimento, ingaggia l'uno contro uno contro Chierchia, Angeletti, ancora Angeletti, qui troppo altruista, aveva spazio di tiro piuttosto suggerito per Nappi. Mi pare che il Fenerbahce, il Trabzonspor in questa fase del match pare abbia tirato un po' i remi in barca, la fatica di un primo tempo gestito a ritmi indemoniati forse sta pagando in questo periodo, ma vedo però Francesco Di Lauro sempre sul pezzo. Qui confeziona ottimamente per Nappi che non riesce a proporsi pericolosamente, Iovino prova il tiro di esterno ed arriva la conclusione di Cerciello che si mangia letteralmente un gol a porta vuota. Il Trab prova a metabolizzare questo spavento con Squillante che prova a servire lungo per Di Lauro. Riparte il Napoli con Cerciello che avrà sicuramente dei rimorsi importanti per quell'occasione. Un 2-0 in una partita così chiusa, una partita da under, poteva significare biglietto per la finale, ma la gara è ancora aperta con Di Lauro che forse sbaglia il primo possesso della sua intera gara ed ha l'umiltà di scusarsi con i compagni di squadra. Campione vero, Giando. Chierchia, palla lunga per Squillante praticamente, Panico non ha avuto l'opportunità di avventarsi su questa sfera. Di Lauro, il tacco a favore di Nappi, impreciso, granata, molto dozzinale il suo disimpegno, infatti viene rubato da Angeletti. Rimessa laterale per il Trabzonspor con Angeletti per Di Lauro. Nappi affrontato da Chierchia, si allarga sul destro, arriva la buona parata di Granata, Di Lauro per nessuno in questo caso, può ripartire in contropiede
Napoli, e qui c'è la chiusura monumentale di Gaetano Iovino, mentre Angeletti necessita di rifiatare, ormai è conclamato. Sì, Giando, assolutamente sì, Giando. Angeletti nei possessi da un po' di tempo a questa parte è decisamente poco lucido, i controlli non sono più quelli di una volta, quando nella prima frazione del gioco ad esempio ha dimostrato di saperci fare molto bene col pallone. Un po' di riposo per lui potrebbe decisamente servire. Quando proprio Angeletti si avventa su questa rimessa laterale di Lauro per... Attenzione, intanto si produce un'azione fortunosa, c'era stato il tiro di Papa, è Iovino ad uscire per riposarsi, il migliore in fase difensiva, lascia Luigi Iovino a Papa e subito trova più spazio il numero 9 napoletano, primo tiro il suo. Tanto Nappi, un'autentica cannonata che Di Lauro ripulisce, serve nuovamente Nappi, 2 contro 1, qui se ne produce un nulla di fatto, anticipo pulito di Papa, rimessa laterale per il Napoli, con Panico pronto alla battuta, serve Chierchia che torna alle parti di Gianluca Gaetano, Panico, Chierchia, il giro palla del Napoli termina così con il subentrato Trocchia, pronto a dare il suo contributo alla gara. 2 cambi repentini, quelli del Trab, che ha fatto accomodare in panchina Nappi e Iovino, forse in vista dei minuti finali. Intanto manovra Iovino, che ha toccato più possessi in questi pochi minuti che nell'intero resto dell'incontro contro Gaetano Iovino. Sì, nel momento in cui Gaetano Iovino è andato ad accomodarsi in panchina, la vita di Luigi Iovino, del bomber Iovino del Napoli, è sicuramente più semplice. La marcatura asfissiante del capitano del Trabzonspor, a mio parere, ha messo in seria difficoltà Luigi Iovino, che ha perso quella lucidità, mentre qui c'è un fallo clamoroso. Sì, Angeletti è riuscito a far cadere nella trappola Gianluca Gaetano, con Cercillo che dalla panchina zittisce il portiere avversario, diciamo discorsi evitabili. Comunque l'arbitro se ne frega men che meno di queste parole, la coppia arbitrale continua stoicamente a dirigere questo incontro con molta lucidità. Cartellino giallo giusto, quello ai danni di Gaetano. Di Lauro sul punto di battuta, il suo destro, ed arriva la deviazione fortunosa della barriera con la rimessa laterale a favore del Trab. Qui il calcio di Chierchia che ricaccia all'indietro gli avversari. Trocchia torna dalle parti di Squillante, ancora Trocchia per Papa. Angeletti, che sembra essersi ridestato dopo una fase di stanca, per Di Lauro. Trame difensive chiusissime, quelle del Napoli, con il Trab chiamato a disinnescare questo bunker alzato dal Napoli. Abbiamo scollinato la metà del secondo tempo, c'è il time out chiamato dal Trabzonspor, anzi dal Napoli. La squadra in vantaggio paradossalmente sta soffrendo di più, sta cercando in qualche modo di mantenere il vantaggio, ma mai fidarsi di questo Trabzonspor che rimane vivo, rimane sempre sul pezzo con Francesco Di Lauro, che si sta dannando l'anima, coadiuvato da un Angeletti che sembra essere tornato di nuovo in partita. Mi auguro che in questo secondo tempo le squadre ci regalino parecchie emozioni. Un Trab che nelle partite più complicate si esalta, non è stato dei migliori il cammino in campionato, a fasi alterne è andata la squadra bianco-granata, ma sta dimostrando un collettivo di altissima qualità e già dal primo tempo meriterebbe il pareggio. Sì, Giando, ha dimostrato qualità, come giustamente hai sottolineato, ma anche compattezza. La squadra si è ritrovata in un primo tempo
subissata dal pressing asfissiante del Napoli, che ha alzato il baricentro addirittura fino al centrocampo per riuscire a marcare tutti gli effettivi del Trab. Ma il Trab, col passare dei minuti e con il macinare di gioco, è riuscito a prendere le misure in qualche modo a questa azione difensiva del Napoli, e adesso clamorosamente gestisce la partita con gol sotto. Intanto il Trab prova a riportarsi in avanti, arriva il tiro senza tante pretese di Trocchia. Intanto Di Laura ha guadagnato un altro preziosissimo fallo nell'economia del secondo tempo. Granata per Iovino, mantiene il possesso il Napoli con Panico per Gaetano, ancora Iovino, trattato con il giusto agonismo da Papa, che prova anche ad alimentare qui scontro duro con Chierchia. Arriva la rimessa laterale a favore del Napoli, Chierchia per Iovino, ancora Chierchia, prova il tiro squillante, risponde presente, arriva la buona conclusione di Iovino, murata da Papa, rimessa laterale a favore del Napoli, Gaetano, arriva il tiro di Panico, rimessa laterale a favore del Napoli. Qui Iovino, uno contro uno, un po' di spazio, suggerisce per Gaetano, che conclude potentemente ma con imprecisione. Alto il tiro del numero 5, mentre Angeletti per Papa, passaggio in profondità, anticipo pulito di Chierchia, si stacca in marcatura Papa, c'è un 2 contro 2. Il Trab riesce a chiudere bene in fase difensiva, Angeletti, ancora lui, guadagna anche un fallo. Il tiro di Lauro, di primissima intenzione, termina fuori lo specchio di porta, sfortunato in questo caso Di Lauro, che non ha impattato bene la sfera. Può ripartire Napoli con Panico, Gaetano, che manda un po' fuori giri Angeletti e scheggia il palo. Buonissima performance quella dell'esterno partenopeo. Mentre il Trab prova a riportarsi in avanti, la preziosa sponda di Trocchia ed arriva il pareggio del Trabzonspor con Di Lauro. Un gol tanto agognato, tanto cercato, che è arrivato con un'azione tipica del calcio ad 11, con Trocchia che si erge a fare la sponda. Inserimento di Di Lauro e tiro sul primo palo, su cui Granata non può nulla. Giando, lancione al centroavanti Boa, che sponda verso la mezzala, che si inserisce, ed ecco la rete. Possiamo riassumerla così, parlando in termini di calcio a 11, ma qui siamo nel calcio a 5. La sponda di Trocchia è stata deliziosa, al volo Di Lauro ha trafitto il portiere Granata, fino a questo momento eccezionale, incolmiabile il suo impegno, la sua prestazione. Permettimi di dirlo, pareggio strameritato per questo Trab. Pareggio meritato, e partita che è di nuovo aperta, apertissima a qualsiasi risultato, all'1x2. Tanto è rientrato sul terreno di gioco Nappi, proprio Trocchia si accomoda in panchina, ha dato tutto con l'assist, mentre Papa resta a effettuare la fase difensiva. Di Lauro, Nappi, ottimo lo scambio, il tiro di Nappi, e arriva il vantaggio del Trabzonspor, che passa con la triangolazione perfetta fra il numero 7 e il numero 10, Trabzonspor 2, Napoli 1. Giando, il Trab si è stappato, il Trab è stato, ha superato, diciamo, il blocco di sbloccare, appunto, perdonate il gioco di parole, il risultato, il tabellino 0. Adesso in due azioni, da 0 è passato a 2, il vantaggio del Trab, che adesso si trova a gestire la partita. Deve però fare i conti con la furia dei partenopei, con la furia di Bomber Iovino, che subito va a guadagnare un fallo laterale dopo una bella conclusione. È proprio in momenti del genere che c'è bisogno di maggiore oculatezza, perché sull'ali dell'entusiasmo potrebbe concedere spazi importanti il Trabzonspor. Arriva un fischio arbitrale, ha contestato la scivolata fuori aria danni di Angeletti, quindi dovrebbe essere punizione in seconda. Rientrato in scivolata anche il portiere Squillante, intervento alla disperata. Sì, il braccio alzato dell'arbitro Monda conferma la punizione in seconda. Squillante comunque preferisce posizionare la barriera. Arriva qui lo schema troppo farraginoso da parte del Napoli, riparte in contropiede il Trabzonspor con Di Lauro, che fa correre Nappi, scontro fisico e rimessa laterale a favore del Trab con Di Lauro, che serve Angeletti, uno contro due. La palla finisce fortunatamente fra i piedi di
Di Lauro, ma se ne produce una rimessa laterale per il Napoli che si porta avanti con Campetiello. Piazza l'artiglieria pesante il Napoli con Pasquale Testa che rileva il giovane Gaetano. Qui arriva un calcione di Chierchia, quinto fallo per il Napoli e anche ammunizione per Chierchia, un taccuino dei cattivi mai così folto nel trofeo Jack. Come nel primo tempo il Trab era andato in malus, così il Napoli nel secondo tempo, e adesso si fa dura per i partenopei, mentre Di Lauro prova il tiro che sibila il palo ma termina senza dare ulteriori preoccupazioni. Dicevamo, adesso è difficile per il Napoli. Giando, ebbene sì, è davvero complicata. Il Napoli si affida a Testa che tocca i primi palloni di questo, del suo personale match. Il Napoli, ricordiamo, nel primo tempo l'ha sbloccata proprio grazie al bonus dei tiri liberi. Adesso manca un fallo per il bonus, stavolta per il Trabzonspor, che ricordiamo è in vantaggio di 2-1, vantaggio che potrebbe quindi crescere. Ma attenzione qui, il tentativo di Iovino neutralizzato dal bel volo di Squillante e calcio d'angolo. Buona porzione del muro del pianto la sta tirando su Squillante con i suoi guantoni, mentre Testa viene preso in consegna da Papa. Termina a terra Chierchia, gioca da terra e quindi arriva il puntuale fischio arbitrale, punizione in seconda per il Trabzonspor, che ovviamente non va ad inficiare il conteggio dei tiri liberi. In precedenza Papa è stato intelligente Angeletti è stato intelligente nel confrontarsi con Pasquale Testa senza concedergli l'appoggio. Ha chiuso poi la marcatura, intanto Angeletti si becca dei calci senza essere premiato con il fischio arbitrale. Qui Nappi egoista, tuttavia riesce a rubare la sfera. Di Lauro lascia scivolare in fallo laterale la sfera. Testa serve in profondità Iovino, c'è l'ottima parata di Squillante. Di Lauro prova a strappare in contropiede, viene addirittura inseguito da Iovino, torna dalle parti di Nappi, sempre Nappi, ancora egoista Nappi. Testa, triangolazione con Iovino, termina a terra il bomber spintonato via da un avversario, ma qui l'imbarcata è stata clamorosa. Tanto prova a piazzarla di giustezza Di Lauro, le squadre sono lunghissime sul campo e Nappi ha rischiato seriamente di rimettere in difficoltà la sua squadra. Qui l'anticipo è pulito per Nappi, mentre Granata di corpo difende la sfera e la ricaccia in rimessa laterale. Di Lauro per Nappi che torna dalle parti del numero 10, il controllo un po' stanco in questo caso, un po' farraginoso del regista Bianco Granata. Il calcio d'angolo, l'ha tirata letteralmente addosso a Nappi che la prende con un braccio, si lamenta a gran voce Testa per questo rinvio sbagliato. Papa a sua volta sbava nel perfezionamento del disimpegno. Arriva la gran parata di Squillante con la mano, veramente stoico, veramente da otto in pagella il numero uno del Trabzonspor. Qui Di Lauro spalle alla porta, perde il confronto con Panico, si torna dalle parti di Campetiello. Iovino che abbassa il suo raggio di azione, granata per Panico. Iovino ribattuto da Papa alla sfera, rimessa laterale a favore del Napoli con Panico che pensa al tiro, lo prova alto, finalmente un attimo per rifiatare. Giorgio, la gara si sta impennando in maniera clamorosa. Giando, è una gara entusiasmante, le due squadre impegnate stanno dando il tutto per tutto, il Trabzonspor scusate, per difendere un vantaggio che è a dir poco clamoroso, il Napoli per cercare di recuperare alla beffa di questo doppio vantaggio in due minuti del Trab. È una partita fantastica. Intanto qui Di Lauro fa il suo anche in fase difensiva, mandando fuori la conclusione di Panico. Qui Nappi centra la sfera con sapienza, il passaggio chirurgico per Di Lauro, ancora un ritorno chirurgico dalle parti di Nappi che becca il palo, bellissima azione di contropiede, arriva il fallo
ai danni di Testa. In questo caso la munizione non mi sembra giusta ai danni di Angeletti, perché non era stata chiamata la distanza, quindi il pallone era da considerarsi non ancora in movimento, per così dire. Giando, a mio parere i giocatori del Napoli muovono un po' quello che può essere il pensiero, oppure le decisioni del direttore di gara hanno una forte influenza, giocatori importanti come Testa e Bomber Giovino. Squillante, lunga per Di Lauro, fa buona guardia Panico, Gaetano danza sulla sfera, suggerisce per Testa, fa buona guardia, squillante, gli manca anche un pizzico di fortuna in questo caso al Bomber Testa. Panico prova un'altra conclusione che termina alta, il numero 6 si è intestardito in questi tiri di primissima intenzione di sinistro, tutti alti, qui il rinvio lunghissimo per Di Lauro che prova uno stop di palla a dir poco pregevole. La sfera tuttavia scivola in fallo di fondo da Granata a Panico a Giovino, che termina a terra ma guadagna solo un calcio d'angolo su cui si avventa il numero 10 Testa. Fitti movimenti al centro dell'area, Giovino si stacca per tirare, viene rimpallato da Papa che sta offrendo un'ottima prestazione, qui il suggerimento centrale viene bloccato da Squillante che trova linea di passaggio pulita in Angeletti, ancora Angeletti prova a lasciare sul posto il diretto marcatore, il cioccolatino per Di Lauro che spreca malamente questa azione, non ci sono parole per definire questo brutto tiro di Di Lauro, l'anticipo pulito di Papa che lascia sul posto Testa, Giovino prova a sradicare la sfera dai piedi dell'avversario, guadagna un fallo, c'era in precedenza fallo su Papa nonostante le vibranti proteste di Pasquale Testa che si guadagna legittimamente un cartellino giallo, perché va bene discutere con l'arbitro ma ad un certo punto la misura è colma. Pasquale qui è stato lesto a bruciare l'opportunità di questo cartellino giallo, protesta forse immotivata, ma nel frattempo c'è calcio di punizione. Quinto fallo di squadra per il Trabzonspor, mentre Testa prova il tiro di primissima battuta. Gaetano era sul secondo palo per guadagnare... Dicevamo, Gaetano sul secondo palo per provare la deviazione a rete, intanto c'è un cartellino rosso, ci sembra ai danni di Capitan Giovino che dalla panchina guadagna il secondo giallo, è uscito dal campo apposta per evitare cartellini pesanti, Capitan Giovino becca lo stesso la munizione dalla panchina, la seconda della sua gara, quindi è costretto ad abbandonare il terreno di gioco Gaetano Giovino. Gaetano Giovino qui reo di aver allontanato il pallone, quindi doppia munizione, in questo caso munizione per gioco antisportivo e perdita di tempo, doppio giallo direi immeritato. Intanto cambiamento clamoroso fra le file del Napoli che schiera il portiere di movimento, nel senso che Granata abbandona il terreno di gioco, 5 giocatori di movimento per il Napoli con Kirchia che sembra essere pronto a sistemarsi fra i pali, suggerimento lungo di Di Lauro, lo stop è perfetto, la sfida con Panico, restano solo 3 minuti di recupero, 180 secondi per le speranze di una squadra e dell'altra. Intanto la conclusione di punta di Panico sventa. Lesto come un gatto col gomitolo, il portiere squillante, qui Di Lauro ha visto il portiere fuori dai pali, ha provato la conclusione beffarda, tanto Giovino prova a suggerire per Panico, per Testa, ci scusiamo, terminano a terra un paio di calcettisti del Trab, arriva la parata di Squillante, l'ennesima del suo incontro, Nappi la spedisce sui piedi del diretto marcatore, preferisce ripartire da questa rimessa laterale, ancora una rimessa laterale per il Trabzonspor con il numero 7 che va in apnea a tratti sulla sua fascia di competenza, tuttavia porta a casa il risultato, qui il tracciante lungo per Di Lauro che alza la sfera, la difende efficacemente, triplo palleggio del numero 10 che scambia con Nappi, ancora Nappi affrontato da Panico, una carica operata dal difensore del Napoli, Gaetano manda fuori giri Angeletti, qui Nappi il suo ritorno
fatto di cuore, spedisce in rimessa laterale. Kirchia suggerisce per Panico la conclusione di Iovino, batti e ribatti, non si capisce granché, ma il triplice fischio è quello che conta. Trabzonspor 2, Napoli 1. Il biglietto d'oro se lo porta a casa il collettivo bianco-granata. Gian, un po' clamorosamente direi che in questa finale di Champions League 2014-2015 ci vanno le squadre sfavorite. Abbiamo visto come il Manchester City abbia portato a casa la vittoria contro un Everton che sembrava partire con i favori del pronostico, ma invece capitolare sul campo, sul green del Maracanã, sotto i colpi dell'esperienza firmata City. Qui il Napoli che ha distrutto un po' il campionato portandolo a casa in maniera a mani basse, dopo aver conquistato anche il primato nel rispettivo girone di Champions League, capitolare qui diciamo in casa contro il Trabzonspor, un Trabzonspor che è rimasto lucido e fermo mentalmente, ha dimostrato compattezza dal primo all'ultimo minuto e direi giustamente si porta a casa la finale. Squadre sfavorite semplicemente dal bilancio della regular season, ma che hanno legittimato con delle ottime prestazioni sul campo l'accesso alla finale. Ricordiamo che la finale di Champions League 2014-2015 del trofeo Jack sarà disputata dal Manchester City contro il Trabzonspor. E andiamo ad ascoltare le voci dei protagonisti di questo vibrante incontro. Siamo qui con la squadra, la seconda finalista della Champions League del trofeo Jack, il Trabzonspor, che oggi ha trionfato 2-1 contro il Napoli, una vittoria tutto cuore d'agonismo, e le parole di Gaetano Iovino a dare un commento a questa vittoria importantissima, questa vittoria che vale la finale. Sì, vabbè, la rabbia diciamo di domenica nella sconfitta dei playoff del Cimitile ci ha dato la carica per vincere questa partita stasera. Era una finale per la partita sentita, è stata una guerra, una battaglia contro i nostri compaesani, la squadra che ha vinto il campionato. E poi quindi no, dobbiamo giocare con il Manchester City, che comunque è un avversario che ostica, però questa era la partita più sentita e secondo me è stato un ostacolo grandissimo. Non ci fermiamo qui, non abbiamo fatto ancora nulla e dobbiamo giocarci questa finale con lo stesso spirito di stasera. Il Trabzonspor, come il Manchester City, ha fatto meno punti della diretta rivale nelle semifinali, quindi teoricamente era sfavorita, ma ha legittimato sul campo la vittoria e quindi l'accesso alla finale. Come si preparerà il Trabzonspor per questa partita contro il City? Vabbè, meno punti sì, però non abbiamo dimostrato questa differenza. Perché? Perché comunque dopo i playoff abbiamo puntellato questa squadra con altri elementi, l'abbiamo migliorata, quindi non era la stessa squadra, anche se la forza di questo gruppo è proprio diciamo l'insieme, anche chi non ha giocato stasera, chi ha giocato meno come Dino Roselli, come Trocchia, cioè diciamo non esistono gregari per me. Per me siamo un solo gruppo e tutti uniti nello stesso obiettivo. Mi dispiace non giocare questa finale, ma quotavano a 1.30 la mia espulsione dalla panchina, purtroppo sono stato ingenuo in questa espulsione, ho allontanato palla, non è stato niente di trascendentale, però dovrò guardare questa finale e soffrire da fuori, però sono sicuro che ce la faranno anche senza di me. O magari in panchina a dare le giuste direttive, perché comunque Capitan Iovino si è seduto in panchina nel secondo tempo, però ha fatto sentire il suo appoggio in ogni caso. Direi che la partita è stata ribaltata dopo la mia assenza in campo, però vabbè, posso solo dire che ho dato tutto, ho fatto diciamo una guerra personale col mio omonimo Iovino dall'altro lato e non, diciamo ci siamo annullati a vicenda, quindi il secondo tempo c'è stato un po' più di azioni gol proprio perché sono uscito. Niente, quindi questa alla fine ci giochiamo questa finale, ci proveremo. Veniamo da ricordo che è la terza finale consecutiva, siamo veterani di questo trofeo e vogliamo vincerla assolutamente. Perfetto, grazie Iovino, grazie al Trabzonspor, seconda finalista della Champions League.